Cara mamma, quest'estate ho imparato che per cambiare una ragazza basta offrirle un anello. Aia! Ah! Chi sta cucinando degli hamburger? Sawyer, le tue gambe arrostiscono! Oh, grazie, Gretch! Zombie tostato in arrivo! Però, rivoltante! Dai, spiamo un po' di perdenti e vediamo che succede a Scaccola Smiles! C'è qualcosa che mi puzza di brutto! Guardate! Che cosa stanno facendo quei due zoticoni laggiù? Aspettate, riesco a sentirli! Ecco, stanno parlando di qualcosa tipo un concorso di bruschetta. Cioè, che roba è? Lo so io che cosa stanno organizzando! Qualsiasi cosa bolli in pentola, andremo ad assaggiarla, forza! Volete assaggiare la bruschetta? Sarà tutto perfetto! Ho un calamaro viola sulla testa! Shh. E domani, esattamente a quest'ora, mi incoroneranno Miss più bella campeggiatrice dell'anno! Non è fantastico? Avete organizzato un concorso di bellezza, vero? Cosa? No, quale concorso di bellezza? Quello a cui non sono stata invitata, ad esempio! Già, perché non l'avete invitata? Vediamo un po', perché è soltanto per le ragazze, mi spiego? E tu, come te lo dico acidamente? Proprio non lo sei! Sono una ragazza esattamente come te, chiaro? Bascot, prendi il femminometro! Ora ti testiamo, Grecciosauro! Che tonalità di rosa indosso? Che cosa mangiano i mini pony? Dimmi i nomi dei membri della boy band One by Action. Troppo lenta! Allora rosa per Vinca, frutti di bosco magici e Lance, Chad, Zack e... Little Davy Dog. Ma schiaccio al 100%. Visto? Il femminometro non mente mai! Sono una ragazza, Susie, magari un po' alternativa, è vero, ma se solo lo volessi potrei essere più femminile di te e anche di molto! Sarei proprio curiosa! Sfida accettata! Beh. Lo sai che hai un calamaro viola in testa, vero? Ah, devo avere degli abiti da ragazza da qualche parte! No! No! Sono femminile anche senza vestirmi in altro modo! Mi basterà sistemarmi un po' i capelli! Adesso mi trucco e... Forse ha ragione! Non sarò mai una ragazza come lei, uffa! Squirt, tu e io ora dobbiamo Susie, Zara e Gretchen! Wow. Grazie a noi, Gretchen sarà la più Susie tra tutte le Susie e stravincerà quel concorso! Agli oggetti smarriti, forza! Nastri per capelli, vestiti eleganti, tacchi alti, una piastra... Aspetta, guarda, c'è qualcos'altro qui dentro! Che bello! Andiamo, Squirt, è ora di portare al massimo la femminilità di Gretchen! Avanti, su col morale, Gretchen, abbiamo un concorso da vincere! Qualcuno per caso ha detto concorso? Che paura! Ok, ricapitoliamo. Rossetto? C'è! Piastra per capelli? C'è! Mousse modellante? Magari no. Ok, ragazzi, è ora di trasformare Gretchen in una perfetta Misty bellezza. Al lavoro! Ecco fatto! Però, ecco, è come se... Se mancasse ancora qualcosa. Non saprei dove metter dito, però. Oh, cosa mettere al dito? Ta-da! La più fashion delle ninja! Wow! Come ti senti ora, Gretch? Non saprei, ecco! Ecco, mi sento... Toc toc, perdenti! Che cosa state facendo? Un concorso di bruttezza al quadrato? Chi è la tipa nuova? Sei tu, Gretch! Ciao! Come va, Susie? Tutto ok? Ecco, io volevo solo farti sapere che Miley è il morbillo, quindi c'è un posto libero per il concorso di domani. Fa quello che vuoi. Quindi stai dicendo che ho il via libera con fa quello che vuoi? Già, è questo che volevo dire con fa quello che vuoi. Non manca mai un posto per una perdente in più. A proposito, Gretchen, belli scarponi. Grazie, Susie, le tue ballerine lo sono di più. Ti chiamo più tardi. Ok. Vieni, andiamocene da qui, Basquat! Ciao! Hai visto, Susie, che faccia? Sono sicuro che la straccerai alla grande! Già, decisamente! A tavola, miei piccoli spietini! Sì! Ho tira fretta! Vi raggiungo, ragazzi! Devo giusto darmi una sistemata!
capelli. Oh, che bella argenteria, Gretchen. Hai svaligiato un castello per caso? No, non sopporto di mangiare in piatti così spartani. Per che cavolo mi avete preso? Per un amazzone? Allora ragazzi, cosa volete fare dopo? Possiamo rotolarci giù dalla collina e preparare un po' di vermi arrosto? Questo sì che è disgustoso. Perché invece non giochiamo al mio gioco preferito, lo Spa Day? Lo Spa Day? E come diavolo si gioca? Non trovate anche voi che sia divertente? Certo, una maschera di fango, veramente uno spasso. Ma la mia faccia manca qualche condimento. I fratrioli sono un po' insipidi. Sei pronto? Ehi, Susie, tesoro! Oh, sono qui allo spa con i gemelli strambi! Susie, tesoro? Gemelli? Certo, cara, sono pronta in 5 minuti, a dopo! Va bene, la festa è finita, tutti fuori adesso! Cosa? Non puoi sbatterci fuori, anche noi viviamo qui! Devo fare le valigie per il mio viaggetto a Sunny Smiles! Di che viaggetto sto parlando? Susie mi ha appena invitato nel loro campeggio per diventare una vera regina di bellezza! Il vostro nome non è sulla lista, ragazzi! Mi manca Gretchen, non posso credere che sia passata al lato oscuro. Magari fa tutto parte di un suo piano. Forse ha voluto infiltrarsi a Sunny Smiles per sabotarlo, in questo modo distruggerlo dall'interno. Che c'è? Campeggiatori, avete visto anello verde scintillante? Hai detto verde? Sì. Scintillante? Sì. Anello? Oh, vedete, si tratta di mio anello degli opposti. Chiunque lo intossi si trasforma subito in esatto opposto di se stesso. Ma davvero? Ecco, l'ho messo a Grecia. Che cosa hai fatto? Allora questo spiega ogni cosa. Frena entusiasmo! Se intossa anello per più di 24 ore, lei rimarrà suo contrario per sempre. Dovete rimediare all'istante. Al lavoro, scazzare, ho detto. Forza, più veloci, ragazzi. Susie, dov'è Gretchen? Vuoi dire Greta, vero? La mia bestie? È dietro le quinte che si prepara al baratro! Scusa, la tua cosa? Bestie, non lo sai, sta per best friend. E le mie migliori amiche non si fanno vedere in giro con gli smidollati. Abbiamo solo un'ora per riprenderci l'anello prima che questo concorso diventi una tragedia senza eguali. Ecco, tanto per sapere, Greta, nessun rancore quando vincerò io, vero? Assolutamente no, e spero non ti spiace che i miei capelli siano più belli dei tuoi. Certo che no, figurati, distolgono l'attenzione dagli stivali orribili che indossi. Migliori amiche per sempre. Ragazze, nessuno abbraccia il presentatore. Mascot, farei meglio a farmi vincere, altrimenti. Certamente, Susie, ormai hai già vinto. Corvo nero a coniglio bianco, sei in posizione. Affermativo, corvo nero, riesco a vedere la. E la tua postazione è sicura? Affermativo! Operazione distributore in fase di decollo! Attenzione, umani! Qui deliziosi snack, barrette alla frutta per tutti! Qualcun'altra vuole una barretta alla frutta? Ai! Ho l'orecchio sensibile! Ehi! Dammi la mia barretta alla frutta ora! Avete 2 minuti! Anche se sono bellissimo, non posso intrattenere il pubblico in eterno! Manca poco, forza! Fantastiche sculture con i palloncini! Un serpente! Un pennarello! E un palloncino di quelli lunghi! Grazie a tutti! E non ho mai preso una lezione! E adesso, miei adorati fan, l'altro motivo per cui siete venuti qui, a parte me! Meravigliose acconciature e abiti da sogno! Guardate come sfilano! E che dire della ragazza bionda, non è perfetta? Piantalo, mi hai sentito? Rischi di mandare tutto all'aria! Mi è venuta un'idea! Che male! E ora diamo spazio al talento delle nostre concorrenti! Un bel applauso per Susie e la sua gran bella musica. È stata deliziosa. Ma adesso la nostra ultima concorrente, Greta, che farà... Un attimo. C'è un cambio di programma. Greta ballerà il tango insieme a una nuova concorrente, Maggie! Ritmo, Gretchen. No! Ma che cavolo di vestiti ho addosso? Coraggio, Gretchen, facciamogli vedere un vero ballo. Lei sta rovinando
vestita così, devo cambiarmi! Avanti, dacci un'altra grazia! Wow! Non c'è dubbio, la corona di Miss Campeggiatrice dell'anno viene assegnata... Di certo non a me! No, a Greta! In realtà io preferirei Gretchen! Una ragazza può essere bella e anche tosta! Oh, scusa, barretta la frutta finita! Cara mamma, il vero problema a Camp Lake Bottom è che il cibo ti scappa sempre dal piatto. Tuffa bomba! Tuffo carpiato stile libero! Tuffo faccia di balena! Capicciatori, chi vuole per lo spuntino? Muoio di fame, che cos'è? Cusciti coleottero fritti e pecchi tostati. Perché i tuoi spuntini hanno sempre le gambe? Buona merenda, Button Barbosi! Rifatevi gli occhi con questi spaghetti al formaggio alla squat, cucinati dallo chef Moi! Vorrei ordinare degli spaghetti alla squat! Quegli spaghetti non sono l'unica cosa che puzza che finisce con squat, giusto, McGee? Oh oh! Formato! Grazie, ma no grazie, Bat Squat! Noi siamo a posto con questi piccoli, pucciosi, croccanti beccucci! Non riesco a resistere al cibo, vero? Mio! Bussa via! Ah, scusami, ho sbattuto, ceduto! Tu credi facile cucinare per campeggiatori esigenti? Provaci tu! Ma sta attento, Mr. Masterchef! Cucinare è arte molto pericolosa! Se cucini tu, mangiare è arte molto pericolosa! Ti ho sentito! Tranquilli, c'è qui lo chef McGee adesso ai fornelli, oh yeah! Canta vittoria il megalletto! Anche se non saprebbe distinguere un batticarne da una padella in cucina! Posso batterti quando voglio, Bazzcotto? Tu dici? Io dico! Tu dici? Non ditelo a me, ci risiamo! Io dico! Tu dici? Io dico! Ti sfido! Salve e benvenuti al primo show che vede Camp Sunny Spice e Lake Bottom in una sfida all'ultimo fornello! La prova di oggi prevede... Chili! Ammirate alla mia destra il calderone della gloria gastronomica! Preparati a rimanere folgorato dal mio Buzz lacrimante nonché super piccante chili! E questo che è? Il mio me gustosissimo nonché super mega fortissimo chili farà saltare il tuo fuori dalla... pentola! Grazie ai... dai miei... aggeggi da... cucina! Non hai mai cucinato in vita tua, non è vero? Ho già lo stomaco imbarazzato, guarda! Che c'è di complicato? In pratica farò quello che fa Rosebud, sono molto più buono. Ho sentito anche questo! Chef, ecco il vostro cestino per gli ingredienti! Adesso correte e andate a prenderli! Molto bene, si comincia, amico del chili, ne mangio 6 chili! Sentito, Armand? Andiamo a fare shopping! Cara indigestione, stiamo arrivando! Come vi pare, stramboidi? Sì, vorrei ordinare, vediamo, che cos'è che serve per il chili? E adesso vi presentiamo il giudice di questa sfida culinaria, l'inimitabile... Giudice Rosebud, ci dica che cosa si aspetta da questa giornata? Molti trattamenti di bellezza. Unt federe sparire sorrisetto da faccia di McGee. Dov'è la priscatole? Dov'è la priscatole? È quel che ci vuole. Oh, ma fai sul serio? Chef Batsquat, dici qual è l'arma segreta del tuo famoso chili? Segreta? Qual è l'arma segreta? Levati dai piedi! Lascia lavorare lo chef! Chef McGee ci mostra le sue grandi abilità con questi pomodori! Ehi là, pomodori! Come ci si sente a guardare dei veri alberi dal basso? Ha! Spero abbiate un sapore migliore della mira! Mmm, è vero, il sapore della vendetta è così dolce! Chef Batsquat mostra atteggiamenti poco ortodossi e un'innata incapacità di trovare una priscatola. Cosa? Ma di che cosa parli, scusa? Malandato ma immutato, proprio come Chef Batsquat. A te la linea. Persino un vero chef ci penserebbe due volte prima di cogliere fagioli da un bue tibetano. Ma pensare non sembra un problema per Chef McGee. Lì ne vedo un altro. Bue cattivo, bue cattivo! Ah! 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 Ah!
l'ora del chili. Un po' d'olio di gomito, ragazzi. Si usa l'olio in cucina, vero? Fagioli! Pomodori! Dimmi che quei piedi sono puliti. Le calcole dei piedi danno più sapore, lo sai? Vomito! Chiediamo a Rosebud se stiamo andando bene. Niente, Rosebud, abbiamo tutto sotto controllo. Bravo, Beccaviale! Perdi pure tempo a cucinare. A me basta scaldare un po' questo e ho finito. Il tuo ingrediente principale sembra essere chili precotto da scaldare. È così? Qualcos'altro, chef? Certo! Aggiungerò la mia super segreta salsa piccante Bud lacrimante, che ho comprato da solo. Una salsa prova di vigili del fuoco, davvero! Allora vi piace piccante, eh? Da dove arriva quella? Dalla credenza proibita di Rosebud, quella con l'occhietto e coccodrilli. Visto? Sembra già buonissimo! E pensate se la mettessi tutta! No! Bello! No! Non è bello! Deve essere squalificato! Il chili di McFurbo è strafuori dalla norma! Che dice il regolamento, giudice Rosebud? Suo chili è ancora in gara. Prof. Chef, deve insegnare a Cippo chi è che comanda. E adesso fai ti mattarello. Non fermarti. Che c'è? Ora senti odore di sconfitta, bascaccola. La porta è da quella parte? Niente affatto. Esiste il collutorio, sai? Per tutte le spezie è in atto la vendetta del chili. Questa sfida all'ultimo fornello si sta scaldando! Che sopravviva lo chef migliore! Brucia, brucia, brucia! Un bonus dalla produzione! Mai provato un po' di dentifricio, alito di fagiolo? Sapete una cosa? Credo sia arrivata l'ora di chiedere aiuto a Rosebud. Tu dici? Quale è parola magica? No, non è che questa. Sali! Che pensi di fare adesso, chili babbione? Perdi sempre l'occasione di stare zitto! Mi chiedi di darti una mossa, scusati e basta! Ok, avevo torto! Cucinare non è semplice, soprattutto a Camp Lake Bottom, dove il cibo cammina! Mi piace il tuo cibo! Cosa, cosa? No, io non credo di aver sentito! Non c'è bisogno di urlare. Ditemi che qualcuno qui ha un piano. Ce l'ho io un piano. Che ne dite di raffreddare un po' questo chili d'orco? Sta funzionando. Prendi questo ammasso di chili dei miei. Perché vi siete fermati? È finita l'acqua. Se Cippo ti fenta cattivo, bisogna cambiare ricetta. Ben detto, chef Rosebud. Correte! Un super chili non è niente senza il contorno giusto! Raffica di cavoletti! Sì! È una nuova ricetta, chili incavolato! Formaggio a tutta birra, Gretchen! Che la mia stella filante mi assista! Quello non lo tratterrà per molto! Rosebud, a che punto è la panna acida? Tu credi che sia cosa facile munciare facche alla Tettimonte? Sono irascibili! Colpo di scena, fagli al formaggio per battere l'orco! Già, neanche fosse un porco! Per capire cosa serve all'orco chili converrebbe assaggiarla, ovviamente! Non so se sei più coraggioso o semplicemente stupido! Sapevo che il guanto di mia nonna sarebbe tornato utile un giorno. Anche degli stomaci di ferro non guasterebbero. Per te, chef, perché tua vittoria sia più dolce e tua cucina meno amara. In guardia, potrai anche farci scorreggiare a vita, ma non ci toglierai mai la culinaria libertà. Ne vuoi ancora? Quindi? Lascia fare a me! Non male! Ci vuole più cipolla? Sì, chef! Sotto con le cipolle! Arrivano! Anche panna acida! Max Chef è da quella parte! Gara
appassionante. Ora il fatidico verdetto. Chi avrà vinto questa battaglia all'ultimo fornello? Niente male, ya, piccante e cremoso al punto giù. Con orrento retrocusto di Patsquat, non hai finto! Ce l'abbiamo qui! Il vincitore è campione in carica, Chef Rosbach!